Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Planet Gecolo Pardino. Bene, quest'oggi parlerò, diciamo, di un argomento del tutto diverso dai nostri gechi e vi parlerò in pratica di rane, poiché al mio allevamento si sono aggiunte, diciamo, nuove specie di animali, soprattutto della rana cosiddetta la Ceratophrys. In particolare la mia si tratta di una Ceratophrys ornata, ancestrale, e diciamo è un baby di circa un mese e mezzo. E quindi oggi vi parlerò in pratica in generale della Ceratophrys, in particolare della, diciamo, origine, allevamento, eccetera. Allora, partiamo che predilige una temperatura di giorno sui 27-28 gradi centigradi e di notte, diciamo, deve scendere massimo sui 26-25 e mezzo. Inoltre, come, diciamo, essendo una rana fossoria, quindi diciamo che si in pratica la maggior parte del giorno la passa infossata nella terra, predilige quindi un box o un terrario con molta terra all'interno. Infatti può stare anche nei box come i gechi leopardini e predilige, diciamo, un'umidità sul 70% o anche di meno. Comunque quindi ha bisogno, si predilige la terra. E quindi, essendo una rana fossoria, è una rana, diciamo, che utilizza la tattica dell'attesa. Quindi attende la preda che passi vicino, diciamo, al buco dove si è interrata. E non va, diciamo, non va mai a cacciare, però attende sempre che la preda gli passi davanti. E quindi non è come le raganelle che quindi saltano proprio sulla preda. Diciamo però, in alcuni casi, però, alcune volte succede. Inoltre sono delle rane molto voraci, infatti mangiano in pratica di tutti gli insetti, soprattutto, diciamo, anche soprattutto tutti quelli che anche mangiano i gechi leopardini, quindi soprattutto prediligono soprattutto grilli, caimani, le tarme e la farina poco perché sono abbastanza piccole. Infatti, essendo, diciamo, delle rane che hanno uno stomaco enorme e anche una bocca molto larga, che in pratica gli permettono di ingoiare, diciamo, anche prede più grandi di loro. Però questo è meglio evitarlo per creare dei problemi. Inoltre devono essere anche integrate da piccole con calcio e vitamine per farli formare le ossa, e invece da grandi questo sarà sempre, diciamo, almeno una volta al mese integrarlo. Inoltre, quindi abbiamo detto che mangiano caimani e grilli per la maggior parte. Poi quando saranno grandi, dovranno mangiare, diciamo, prediligeranno soprattutto cibo di taglia grossa, ad esempio topi. In pratica, il dimorfismo sessuale è accentuato abbastanza, soprattutto perché i maschi presentano i cosiddetti calli nuziali. Questi calli nuziali sono delle escrescenze, diciamo, di pelle che si presentano nella parte interiore, diciamo, della zampa, e questi serviranno poi per aggrapparsi alla femmina per la copula. I maschi sono abbastanza più piccoli delle femmine, raggiungono circa i 8-9 cm o anche 10, e invece le femmine raggiungono i 15 cm. Possono essere veramente enormi. Inoltre, le femmine non presentano, appunto, questi calli nuziali. Inoltre, allora, abbiamo detto che devono essere messe in un box, di plastica, che può essere sempre come quello dei gechi leopardini. Poi, quindi, come abbiamo detto, essendo rane molto voraci, possono essere soggette ad obesità. Infatti sono rane abbastanza, diciamo, cicciotte, e proprio appunto per questo sono molto amate dagli allevatori, perché sono rane esteticamente molto belle.
Però non fatemi ingannare dall'apparenza molto docile perché sono anche molto aggressive, soprattutto fra di loro, che infatti pochi allevatori sono riusciti, diciamo, a tenere più esemplari, più di due esemplari insieme, infatti tendono anche al cannibalismo, cioè che quello più piccolo in pratica viene mangiato dal più grande poiché riesce anche a ingoiarlo. Infatti. Quindi diciamo è meglio separarli in due box diversi, soprattutto da piccoli che sono più voraci degli adulti. Inoltre, quindi come abbiamo detto, quindi tendono molto all'obesità, infatti non dovete mai esagerare con il cibo, con i piccoli dovete alimentarli ogni giorno, ma i piccoli potete dargli due griglie al giorno e quindi non mai farli, quindi ingrassare molto. E quindi controllare sempre che defechino regolarmente, dovete cambiare in pratica la terra una volta al mese per evitare delle proliferazioni batteriche. Inoltre, quindi come abbiamo detto, sono rane abbastanza aggressive, quindi tenteranno subito di mordervi appena diciamo, allungate la mano davanti. Da piccole, diciamo, non fanno niente, ma quando saranno grandi, potrebbero ferirvi, diciamo, un po' la mano perché presentano una specie di denti. Al di sotto, diciamo, dove si trova il palato. In pratica, questo vabbè, potrebbe creare dei piccoli taglietti, ma niente di che. E come del resto le bullfrog. E quindi è, diciamo, in generale una rana di facile mantenimento e che quindi, diciamo, potrebbe dare soddisfazioni, però è di una riproduzione, la riproduzione è abbastanza difficile. Infatti in Italia credo pochissimi siano riusciti a completare un ciclo di allevamento. Io sinceramente non conosco gente, persone che le hanno riprodotte con successo, però dicono che ci stanno. In pratica, come tutte le rane, infatti, la riproduzione avviene tramite uno spazio d'acqua. La riproduzione avviene come in natura, quindi come avviene in uno stagno, in natura, cioè in cattività, dovrà avvenire una cosiddetta camera della pioggia. Questa camera della pioggia, consiste in pratica nell'allestire, un acquario di 40 litri oppure in uno stesso grande box, in pratica versare all'interno un 3-4 cm d'acqua, dipende da quanto sono grandi le rane, perché come sapete queste rane non sanno nuotare, in pratica affonderebbero con una profondità più alta di loro. E quindi come abbiamo detto 4 cm d'acqua. Visto che queste rane, come anche tutte le raganelle, come le cerule, eccetera, hanno bisogno, si riproducono grazie a un. Se il loro, diciamo, quindi il loro orologio biologico fa scattare la riproduzione grazie a un processo di piogge, quando avvengono per esempio in natura. Che nella stagione delle piogge loro si riproducono e quindi noi possiamo ricreare questo fenomeno atmosferico grazie a diciamo a dei filtri, a un filtro che verrà posto l'aspiratore nell'acquario e verrà collegato a un tubo che verrà posto all'apice, diciamo sopra il contenitore e questo, diciamo, questo, il, la fine del buco verrà in pratica chiuso e dopo averlo chiuso dovete puntellarlo, diciamo, fare piccoli buchetti in modo che l'acqua uscirà quindi a effetto pioggia. Quindi se tutti i parametri, diciamo, che i due, diciamo, i partner, diciamo, il maschio e la femmina avranno avuto una buona alimentazione, un giusto peso e diciamo avete fatto una buona alimentazione. Quindi la maggior parte dei casi avverrà la copula.
Però in pratica questo è abbastanza difficile, soprattutto perché bisogna trovare il maschio e la femmina adatto. E in pratica, quindi il maschio nella stagione riproduttiva incomincerà a gracidare in un modo abbastanza rumoroso, quindi mi consiglio di tenerlo in una stanza abbastanza insonorizzata perché potrebbe dare fastidio. Inoltre in pratica il maschio comincerà a emettere canti, quindi come tutte le rane, e attirerà la femmina e poi si aggrapperà dietro, quindi aggrappandosi come ho detto prima con i calli nuziali, e quindi cercherà di accoppiarsi. Bene, poi quindi in pratica le uova verranno in pratica sparse nell'acqua con la femmina, dalla femmina che poi si uniranno quindi allo sperma del maschio. Inoltre quindi poi do queste uova, quindi dopo 10 giorni si schiuderanno, riusciranno a schiudersi e in pratica poi usciranno moltissimi girini, soprattutto perché ne faranno più di 100, credo. Ma penso molti di più, e quindi in pratica verranno lasciati nell'acquario, però sarà aumentato il livello dell'acqua e quindi i girini dovranno avere sempre acqua pulitissima in modo da evitare, diciamo, infezioni batteriche, e dovranno avere sempre cibo abbondante per evitare cannibalismo, che questo però purtroppo non si potrà evitare, poiché purtroppo qualcuno si mangerà a vicenda, ecco. E quindi dovrete cercare quindi di mantenere ma il maggior numero di girini per avere più rane possibili. E quindi in pratica col passare, diciamo, dei giorni, dei mesi, di alcune settimane avverrà quindi la cosiddetta metamorfosi, che incominceranno a spuntare le prime zampette posteriori, poi le anteriori, poi alla fine quindi praticamente la coda. La coda incomincerà, diciamo, a diminuire fino a essere riassorbita, e quindi i piccoli girini incominceranno ad uscire, quindi vorranno uscire dall'acqua, e quindi voi diminuirete il livello dell'acqua, aggiungerete delle piccole rocce o piccoli tronchi dove potranno, diciamo, aggrapparsi, e quindi saranno delle ceratophis formate al 100%. E quindi adesso vi faccio vedere la mia ceratophis.